Bentornati ragazzi appassionati della pagina, oggi Magico Monta vi presenta il 4-3-3 di Zidane, autore delle storiche Champions League ultime del Real Madrid di fila, e lo omaggiamo visto che da esordiente in una panchina non era facile, specialmente una panchina del Real Madrid. Andiamo brevemente a spiegare come giocava per Real Madrid. Intanto possiamo partire da una premessa che Zidane è stato bravissimo a basare il suo gioco per sfruttare al meglio le qualità che aveva, cioè la velocità, la rapidità di Cristiano Ronaldo, Bale, eccetera, insomma, che aveva. Quindi puntato molto sulla verticalità e poi è stato bravissimo a unire le sue esperienze italiane e spagnole, cioè traendo il meglio dell'organizzazione tattica e difensiva del campionato italiano e unendola a quella offensiva e di mentalità del calcio spagnolo. La costruzione dal basso si basa sul centrocampista davanti alla difesa. Ovviamente il modulo è un 4-3-3 che poi si può trasformare anche un 4-2-3-1 in base a chi sono gli interpreti. Come dicevo, la soluzione del gioco si basa sul centrocampista davanti alla difesa, cross in generale, che è il fulcro del gioco e da retra a sostegno dei due difensori centrali per aiutare il giro palla. Accanto a lui di solito ci sono due centrocampisti che di solito sono Modric e Isco. Ecco perché a volte vi dico 4-2-3-1, perché se gioca Isco ovviamente in fase difensiva si allinerà con i centrocampisti, in fase offensiva andrà a svolgere un ruolo sulla tre quarti sia Isco che Modric. Se non gioca Isco ovviamente giocava Casemiro e il suo compito cambiava un po', dopo andremo a vedere in FM come cambiava. Davanti ovviamente il tridente era CR7, Benzema e Bale. In possesso palla la squadra sviluppa il gioco da dietro, come detto, con cross che viene a sostegno dei due difensori centrali quasi ad inserirsi nel mezzo, che con i due difensori centrali appunto che si allargano e cercano il passaggio sulle fasce. A differenza di molte squadre spagnole, come per esempio il Barcellona, per parlarne una, poi vedremo dopo una partita proprio contro il Barcellona per farvi capire proprio questo passo qui, che si rivede tutto nella squadra di Zidane, che il giro palla non è esasperato. Con certe chiavi del gioco del Real sono la ricerca degli esterni e la verticalizzazione subito della profondità, innescando appunto, come dicevo prima, la velocità degli attaccanti. Una cosa particolare che sta interessante, che è stato bravissimo a sfruttare Zidane, è il ruolo del centravanti di Benzema, che tutti pensano a Benzema come un centravanti classico, una prima punta che gioca sulla profondità e ama stazionare dentro l'area di rigore. Invece qui il tecnico spagnolo è stato bravissimo cambiandogli l'atteggiamento tattico, chiedendogli movimenti in tutto il fronte di attacco che non c'entrano niente con un numero 9 classico, ma gli chiedono di partire da posizione sì centrale, ma poi di allargarsi sulla sinistra per sfruttare poi l'inserimento, il taglio dentro di Cristiano Ronaldo e gli inserimenti di Isco dal dietro. Praticamente questo movimento a uscire sulla sinistra di Cristiano Ronaldo, sì, scusate, di Benzema, tendeva a portare fuori un difensore per poi spostare tutta la difesa sul lato destro, dove poi si andrebbe a inserire centralmente Cristiano Ronaldo, Isco e Bale dalla parte opposta. Gli esterni, ovviamente, sia Carvajal un po' meno e Marcelo molto di più, sfruttano il giro palla appunto per attaccare il lato debole e sovrapporsi al portatore di palla. Come detto, i due centrocampisti cercano sempre
a turno o a volte anche insieme di attaccare la profondità in area di rigore. Adesso passiamo un po' ad analizzare la fase difensiva, che Chris Dunn ha fatto un ottimo lavoro, come detto, sfruttando al meglio la sua esperienza italiana. Zidane chiede comunque pressing sul portatore e squadra corta e densità nella zona palla. Queste sono le basi della mentalità difensiva di Zidane. Squadra che è circa tutta rinchiusa intorno ai 25 metri, con tutti i giocatori di movimento che fanno la fase difensiva, un pochino meno per caratteristiche e per mentalità Cristiano Ronaldo. Infatti dopo quando andremo a vedere la tattica e un po' di immagini di campo, andremo a vedere appunto quale sarà il lato critico, la parte critica di questa tattica in fase difensiva, però vedremo anche come questa densità in zona palla e questo pressing sul portatore, continui raddoppi, portino a non essere un problema questa cosa, anzi porta più ad essere un vantaggio, perché appena recupera palla lo stesso Cristiano Ronaldo sarebbe già molto avvantaggiato in fase offensiva. Passiamo quindi ad esaminare la tattica in Football Manager. Partiamo con portiere libero supporto Courtois, perché aiuta comunque il giro palla. Centralmente abbiamo due difensori che impostano, Ramos e Varane, perché comunque, non, come detto, dovremo cercare la verticalità giro palla, ma la verticalizzazione comunque, non disdegnando anche il lancio diretto verso Cristiano Ronaldo, Benzema o Bale che sia. Quindi non siamo andati a impostare un difensore centrale classico che raramente va al lancio lungo, ma abbiamo inserito due difensori che impostano, perché il lancio lungo e comunque l'azione palla al piede del difensore centrale è un po' più richiesta in questa tattica di Zidane. A sinistra abbiamo un esterno completo supporto, Marcelo, perché dovrà spingere un po' di più, cercare anche spesso la conclusione personale. Quindi siamo andati ad impostarli oltre le basi che le vedete più sul giallino verdolino, cioè quelle sono lì che sono impostazioni base che non potete togliere. Le abbiamo dato di crossare eventualmente dalla linea di fondo, correre più rischi, tirare di meno, perché già l'esterno completo tende di suo ad andare un po' più alla conclusione. Quindi siamo andati un po' a limitarlo questa cosa con il tira di meno e tira di più, perché sappiamo come quanto Marcelo tenti il dribbling. A destra Carvajal, sempre un terzino fluidificante che spingerà comunque un pochino meno di Marcelo, più che meno, diciamo, l'abbiamo inserito su automatico, perché andrà a spingere in base a l'azione, il momento della partita lo richieda. Quindi siamo andati a lasciarlo base in automatico, quindi sarà, come detto, in base alla situazione di gioco, in base al momento della partita, decidere se andare a spingere o restare un po' più in fase difensiva. Davanti alla difesa abbiamo inserito un regista arretrato, Kroos. Poi Modric, siamo andati a inserire un regista mobile, come detto, perché il regista mobile? Il regista mobile, praticamente, a differenza di un regista avanzato, il regista arretrato comunque tende ad andare a fare il regista vero e proprio, ma muovendosi per il campo, a differenza degli altri due registi che sono un po' più statici nella sua posizione di campo. Infatti, Modric lo vediamo inventare, dettare il gioco anche per gli avversari in tutte le zone del campo, e il regista mobile non disdegna nemmeno gli inserimenti come se fosse un centrocampista di inserimento. Vedete, gli abbiamo lasciato le sue impostazioni base, mentre a Isco abbiamo inserito centrocampista centrale supporto, perché dovrà andare ad inserirsi anche lui fra la tre quarti e non disdegnare anche l'inserimento in area di rigore, cercando l'attacco della profondità.
dogma base di Zidane. Quindi l'abbiamo inserito un avanti appena possibile, muoverti negli spazi e libertà di movimento, cross di meno ovviamente, poi corri più rischi e dribbla di più. Il tiro non gli abbiamo detto niente perché vedrà lui in base a come si sviluppa l'azione. Sulla destra Bale abbiamo inserito un'ala invertita, supporto perché comunque dovrà venire un po' Bale ad aiutare anche la fase difensiva. Poi gli abbiamo dato uno stai largo e vai avanti appena possibile, stai dentro il pallone, c'è di suo, corri più rischi, tira di più, anche lì nel tiro non siamo stati a dargli niente perché vedrà un po' lui, sono campioni, vedranno un po' loro qual è il da farsi. Cristiano Ronaldo, attaccante esterno, attacco, perché come detto dovrà dedicare poco alla fase difensiva e dovrà spesso e volentieri andare a fare lui l'attaccante interno, visto che Benzema si allargherà molto. Quindi gli abbiamo dato una libertà di movimento, stai largo, perché comunque deve partire largo e poi andare dentro, non deve stare subito dentro, perché deve essere proprio questo movimento, Benzema si allarga, Cristiano Ronaldo da largo va dentro, non deve essere già dentro Cristiano Ronaldo. Poi gli abbiamo dato anche un tira di più, perché sappiamo che Cristiano Ronaldo tirava da ogni posizione. Andiamo adesso alla posizione di Benzema. Come vedete è proprio da centrale. L'ho dovuto mettere un po' asimmetrico a sinistra per un motivo. Se lo inserite proprio centrale, vedrete che queste due spunte, allarga il gioco e stai più largo, non c'è. Quindi veniva difficile poi chiedergli di andare a spostarsi sulla fascia sinistra. Quindi l'abbiamo messo un po' asimmetrico sulla sinistra, inserendogli appunto stai più largo, allarga il gioco, in libertà di movimento perché dovrà lasciare la sua zona di campo per allargarsi sulla sinistra, e gli abbiamo dato un dribbla di più. Andiamo adesso alle impostazioni di squadra, mentalità è positiva, ampiezza di gioco abbastanza larga e gioca palla negli spazi. Come detto, la partenza è dalla difesa, poi lo sviluppo è sulle fasce con la sovrapposizione degli esterni. Stile di passaggi è poco più corto e il ritmo è leggermente più alto. Poco più corto perché? Perché non diretto diretto, nonostante cerchi la verticalizzazione? Perché comunque non è il gioco a lancio lungo. Non è nemmeno corto, esasperato, come detto prima, alla Barcellona, tipo, ma non è nemmeno il lancio lungo come viene. Quindi un poco più corti ti porta a fare il passaggio verticale, ma non il lancione. Cross abbiamo inserito bassi, qui non gli abbiamo detto né portare il pallone di rigore né crossare di prima né tirate, perché come detto deve essere subito la palla, deve essere subito una verticalizzazione, quindi che sia portando il pallone di rigore o che sia con un cross di prima o che sia con un lancio di prima, ok, non ci interessa, quindi anche qui abbiamo lasciato base, poi gli abbiamo dato un affrontare palla al piede e più creatività. Quanto riguarda la fase di transizione, pressing a tutto campo e contropiede, poi il portiere deve passare ai centrali difensivi. Fase di non possesso, abbiamo messo una difesa alta, ma la linea di pressing degli attaccanti deve essere un po' più bassa. Cioè, se perdiamo palla, ok, tramite il pressing a tutto campo, cerchiamo subito di recuperare palla alta. Se il primo pressing di appena perso palla non funziona, andiamo a stringersi corti con la nostra difesa, che però è alta, comunque non è in area di rigore. Fate il fuorigioco? Sì. Marcate più stretti? No, perché come detto Zidane cerca la densità nella zona, non la marcatura a uomo, densità di giocatori nella zona palla, non uomo su uomo. E non fate tackle aggressivi, perché come detto si cerca di portare molti uomini sul portatore di palla avversario, e questo quindi ci porta a non cercare il tackle aggressivo, ok, ma temporeggiare per permettere il raddoppio. Adesso andiamo a vedere un po' di immagini di campo. Vediamo come la squadra, voi mi direte, sì, alla fine è comunque un 4-3-3, che il mediano è comunque mediano, però vedete che qui siamo nella tre quarti avversaria, quindi vedete come chiamiamole mezzali, insomma, i due centrocampisti centrali vanno comunque a portarsi molto alti, molto a ridosso dei nostri attaccanti per inserirsi in verticale.
qui vediamo un'immagine con la realtà, l'uguaglianza di questa tattica, con l'attacco della profondità e la verticalizzazione. In questo caso, nel nostro caso, DFM è il difensore centrale Sergio Ramos, di qua invece era Marcelo che si era stretto palla al piede per fare il lancio per Isco. Poi vedete che comunque c'è anche Benzema, che è un altro giocatore del Real Madrid che attacca la profondità. Da noi addirittura ce ne sono quattro, con Cristiano Ronaldo, lo stesso Benzema, Isco che va ad inserirsi, a sfruttare lo spazio dato grazie a Benzema molto largo a sinistra e Bale dalla parte opposta. Qui vediamo che comunque, anche se Benzema tende ad allargarsi, comunque non disdegna anche l'inserimento centrale con lo scambio con CR7. Qui con 1-2 vanno in porta e vi spoilero che Zidane qui segnerà con cucchiaio al portiere. Ecco qui, vedete la posizione di Benzema che vi dicevo molto largo a sinistra con Ronaldo, che è andato a sfruttare il suo movimento stringendosi ed è praticamente solo un po' defilato, ma dentro l'area di rigore, anche perché al centro, comunque, solo anche qui, che ha preso il tempo al difensore, c'è Isco molto largo a destra Bale, e alle spalle di Benzema comunque sta arrivando in sovrapposizione anche Marcelo. Praticamente la stessa azione pari pari che vediamo anche nella realtà. Qui vi dicevo la criticità in fase difensiva. Dove è e come viene risolta, però? Dove è? Vedete sul lato destro, dove c'è la freccia rossa, vedete che Ronaldo non segue minimamente il terzino avversario. Marcelo è molto stretto a marcare nella zona, non a uomo l'esterno offensivo. Quindi vedete praticamente sulla fascia sinistra del Real Madrid ci sono due uomini avversari, però vedete centralmente dove c'è la palla, la densità che abbiamo con il pressing e i vari raddoppi su Llorente e Koke, farvela breve, andando avanti, Isco recupererà palla insieme a Kroos, quindi non hanno avuto il tempo gli avversari di ragionare per andare sul lato debole del Real Madrid, perché comunque c'era molta densità e superiorità numerica centralmente per il Real Madrid. Qui vediamo appunto quando vi dico che i due centrali si allargano partendo palla al piede con i terzini anch'essi molto larghi, con due opportunità centrali con Kroos che si abbassa molto vicino a loro creando questo triangolo e Modric un po' più avanti a lui. Praticamente abbiamo quattro uomini centralmente contro uno solo che viene a pressare degli avversari. Qui vedete, come vi dicevo, la squadra molto corta e stretta in un fazzoletto di campo, diciamo. Stessa cosa simile avviene nella realtà. Qui vi faccio vedere le varie posizioni in fase offensiva dei nostri giocatori offensivi. Vedete la posizione molto centrale di Isco a fare quasi la punta, ad inserirsi centralmente. Bale molto largo a destra, CR7 e Benzema, in questo caso vicini, che attaccano la profondità contro un solo difensore avversario. Quindi qui sicuramente andremo a creare un pericolo con Marcelo, che era andato nel frattempo in sovrapposizione palla al piede sulla fascia sinistra. Qui adesso andiamo a vedere l'inserimento, come vi dicevo, di Modric, comunque dal regista mobile non disdegna assolutamente l'inserimento, come se fosse un centrocampista offensivo. Qui vediamo Kroos che lo lancia con Modric che si era già inserito come se fosse proprio centralmente un centravanti. E qui purtroppo vi spoilerò che Modric solo davanti al portiere l'ha sbagliata. Detto questo, vi faccio vedere la partita in questione con il Barcellona, che vi dicevo. La differenza fra la verticalità del Real Madrid e il possesso sterile e esasperato del Barcellona. Vedete qui questa vittoria 5-0 col Barcellona, dove
possesso palla è clamorosamente al 67% più del Barcellona, 33 per noi, però Barcellona si è fermato con un XG di 1 con 8 tiri e solo 2 in porta, mentre noi con la nostra verticalità, poco possesso, ma 23 tiri, 11 in porta e un XG di 2. Adesso andiamo a vedere come è andata la stagione secca che abbiamo giocato, dove ricordo sempre che non faccio allenamenti particolari, non faccio mercato in entrata e in uscita, non faccio turnover se non per infortuni o squalifiche, no, non cambio mai tattica, la partita come va va, perché quello che interessa è la prova tattica. Detto questo, siamo partiti molto bene con 4 vittorie in Liga, poi pareggiamo all'esordio in trasferta con lo Shakhtar, poi ancora vittorie di cui un 5-0 contro il Brøndby in Coppa Campioni, poi arriva la prima sconfitta contro il Betis il 17 di ottobre, poi ancora vittoria 5-2 con il Lille in Champions League, pareggio a Barcellona 2-2. Stesso risultato con il Villarreal, poi ancora vittorie, passiamo il turno di Champions, visto che abbiamo fatto tutte vittorie in pareggio, praticamente. Poi ancora continue vittorie e risultati utili in Liga con un solo pareggio contro il Siviglia, poi inizia la Supercoppa di Spagna, diciamo 4-2 con il Barcellona, la semifinale, e poi vinciamo 1-0 con l'Atletico Bilbao in finale, quindi un trofeo già in saccoccia. Inizia nel frattempo la Coppa di Spagna, dove vinciamo subito con il Tenerife, vinciamo con il Valencia 4-0, poi con l'Espagnol, intanto sempre vittorie, risultati utili consecutivi, senza sconfitti ancora in Liga. Riparte anche la Champions League, dove vinciamo con il Wolfsburg 2-0 all'andata e 2-1 al ritorno. Andiamo anche in finale di Coppa di Spagna, battendo l'Atletico Bilbao 1-0 all'andata, 4-0 al ritorno. Poi qui c'è il 5-0 al Barcellona che vi ho fatto vedere prima. Poi purtroppo arriva la seconda sconfitta stagionale e è decisiva in Champions League, però, perché perdiamo 3-0 a Londra con il Chelsea, poi pareggiamo in casa. Però ci rifacciamo, per quel poco che vale, vincendo a tempi supplementari contro il Barcellona, la Coppa di Spagna, quindi sono già 2 trofei, Supercoppa Spagnola e Coppa di Spagna, poi altre vittorie, tra cui vittoria sul derby 2-0 con l'Atletico Madrid, poi arriviamo all'ultima giornata che perdiamo contro l'Espagnol per la terza sconfitta in stagione. Quindi vediamo se questa sconfitta ci porta qualche... Non ci porta nessun problema perché praticamente abbiamo chiuso con 10 punti di vantaggio, quindi avevamo già vinto il campionato con diverse giornate di anticipo, con 92 punti contro gli 82 del Barcellona, 96 gol fatti contro i 70 del Barcellona, quindi miglior attacco, 30 subiti, quindi anche miglior difesa. E Barcellona, seconda miglior difesa, con 33. In campionato abbiamo anche, oltre al miglior attacco e alla miglior difesa, abbiamo anche i nostri tre uomini davanti, tutti in classifica canonieri, con Ronaldo, il capocannoniere, con 25, Benzema 24 e Bale, quinto, a pari con Suarez, con 18. Mentre per quanto riguarda le statistiche generali e stagionali dei nostri uomini, troviamo Cristiano Ronaldo con 41 gol totali e 16 assist, Benzema 36 gol totali e 15 assist, per essere un centravanti sono tanti gol ma anche tanti assist, 15. Questa dimostrazione che il duo e il movimento di Benzema funziona per sfruttare bene Ronaldo, funziona anche per sfruttare molto bene Gareth Bale, perché ha fatto 26 gol e 12 assist. Hazard, che si è alternato davanti, ha fatto 10 gol e 5 assist. Casemiro ha fatto 6 gol e 2 assist. Casemiro, che si è alternato con Isco, e quando non gioca, per dirvi il discorso della tattica, quando non gioca Isco o comunque un centrocampista in inserimento in quel modo, vuol dire che vogliamo andare a essere un po' più, ancora un po' più coperti a centrocampo, e quindi Casemiro giocherebbe al posto di Isco, come ha fatto spesso e volentieri anche Zidane, inserendo però invece che centrocampista di sostegno, andiamo a inserire un CCQ, cioè un centrocampista a tutto campo, cioè che si va sì comunque ad inserire vicino all'area di rigore, non proprio dentro l'area di rigore come centrocampista, ok,
però viene anche a dare un bel sostegno nella zona mediana. Modric, 6 gol e 16 assist. Isco, 2 soli gol e 8 assist. Non ha sfruttato al meglio i suoi inserimenti, però, come avete visto, ci sono stati spesso e volentieri. Poi, che lui sia stato poco bravo e incisivo, a noi interessa il giusto, perché, come detto, a noi interessa l'uguaglianza della tattica con la realtà. Detto questo, scorriamo giù dove troviamo Marcelo, che ha fatto 6 assist, perché come detto l'esterno è più l'esterno completo è più votato all'azione personale che all'assist per il compagno. E infatti quello che ha fatto più assist dei due è stato Carvajal, che da terzino cerca più il compagno che la conclusione personale. Detto questo, concludiamo dicendo e facendo ancora vedere che abbiamo vinto la Liga Spagnola, la Coppa di Spagna, la Supercoppa Spagnola e siamo usciti ai quarti di finale con il Chelsea. Quindi direi che la tattica è anche buona, oltre a essere quello che interessa a me, veritiera, perché avete visto proprio l'uguaglianza dalle immagini prese nel web, dalle varie analisi tattiche che si trovano in giro. Quindi spero che vi piaccia la tattica, spero che vi piaccia la mia spiegazione, spero che piacciono i miei lavori e quindi spero in una vostra iscrizione al canale. Ciao ragazzi, vi mando un abbraccio, alla prossima!